Allora, innanzitutto vi ringrazio come al solito per essere qui all'appuntamento che ormai è diventato mensile col mondo di Tolkien e con Paolo, e con cui abbiamo pensato questa volta di parlare dei draghi nel mondo di Tolkien. Noi siamo abituati in linea di massima a conoscere Smaug, che è quello che insomma diciamo che è più famoso perché è all'interno dello Hobbit, quindi lo vediamo bene, però non è l'unico drago che c'è nel mondo di Tolkien. E oltre a questo, nel mondo di Tolkien, le figure dei draghi hanno anche una valenza particolare. Ma su questo do la parola al nostro massimo esperto di Tolkien, Paolo Nanti. Grazie Alex. Allora, come è stato abilmente introdotto l'argomento, si è parlato di Smaug, che è il drago che troviamo all'interno dell'Hobbit e che tutti conoscono anche perché è stato portato al cinema, ed è anche una delle cose più belle che abbiamo visto nella trasposizione cinematografica. E, allora, il drago, oggi noi siamo abituati molto a considerare il drago come una cosa comune nell'immaginario fantasy, ormai. Fantasy uguale drago, in genere, anche le copertine dei libri hanno il drago come elemento iconografico distintivo. Bisogna dire che nel corso del tempo la figura del drago ha subito, dall'epoca del Medioevo, arrivando a Tolkien e poi in seguito, un'evoluzione che l'ha portato a diventare una creatura quasi buona. Ormai, non so quanti lo conoscano, credo molti, il mitico film Dragonheart ha un po' costituito la pietra di paragone delle figure dei draghi, cioè il drago saggio. Un drago buono, sapiente, mentore che aiuta l'eroe a diventare eroe grazie alla sua saggezza, addirittura si sacrifica per lui. Ecco, in Tolkien tutto questo non succede, perché i draghi in Tolkien sono radicalmente malvagi. Sono delle figure che non hanno nulla di buono, e se Tolkien non è un autore manicheo, cioè non parla solo di personaggi buoni o cattivi, ma parla di personaggi stratificati, complessi e problematici, i draghi invece sono creature totalmente cattive. Non sappiamo da dove derivano, diciamo subito questo, visto che si dice sempre che il male non può creare nell'universo di Tolkien, nel suo universo leggendario, perché non può avere la pretesa di cambiare gli spiriti, ma può cambiare solo le forme e i corpi. Tutto quello che noi conosciamo, gli orchi, i troll, sono la perversione di altre creature. I draghi non si sa, sembra che siano un prodotto originale, però non abbiamo la prova di tutto questo, non sappiamo da dove derivino. E questo costituisce già un problema. Il male potrebbe aver corrotto dei dinosauri, potremmo pensare quello che vogliamo, ma... Però in realtà il problema non è questo, perché il drago in Tolkien è una figura particolarmente importante per una serie di motivi. Beh, innanzitutto è una creatura che per stessa missione di Tolkien è connessa con l'immaginario fantastico molto più di altre. Allora, nel Signore degli Anelli, nel primo capitolo, c'è il padre di Sam Gamgee, l'hobbit giardiniere, l'amico di Frodo, che dice che il figlio vuole vedere gli elfi draghi. E non è una frase buttata da caso, perché elfi e draghi sono le due creature che maggiormente hanno a che fare con il mondo fantastico, con quello che Tolkien chiamava il mondo secondario, quello dell'immaginazione. Perché se prendiamo la sua riflessione sulle fiabe, il saggio sulle fiabe, quello che dice a proposito del mondo fantastico, lui lo chiama Feria, il paese delle fate, e dentro Feria ci sono gli elfi, cioè sono le creature che maggiormente hanno a che fare. E oltre agli elfi ci sono i draghi, cioè le creature che maggiormente ci portano alla mente quel mondo lì. I draghi che ci sono nella storia umana dai tempi dei Romani, in tutte le culture con valenze diverse, però bene o male vengono dal mondo mitologico. E Sam, che è il personaggio che è attratto da questo mondo secondario, vuole vedere gli elfi draghi, cioè ha una propensione interna che lo porta a voler uscire di casa.
Quindi il drago è malvagio, però c'è uno dei protagonisti del romanzo, che diventerà l'eroe del Signore degli Anelli, che è quello che vuole vedere elfi e draghi. E il padre invece, che è un hobbit con i piedi molto per terra, gli dice: ma cosa vuoi vedere elfi e draghi? Dice: cavoli e patate sono fatte per quelli come noi. Non immischiarti in queste cose e vivrai una vita felice, insomma, togliti i grilli per la testa. E invece Sam, per tutto il libro, tutto il romanzo, terrà gli occhi aperti e le orecchie ben aperte a tutto questo mondo. C'è un altro personaggio, un altro hobbit, che parla con Sam all'inizio del romanzo, nel secondo capitolo, che è il figlio del mugnaio, un odioso personaggio che, parlando con Sam, rifiuta tutto questo mondo delle leggende, delle storie, che poi sono vere, perché il romanzo ti dimostra che sono vere. E dice: non esistono draghi nella contea, c'è solo il drago verde, la locanda dove dentro siamo dentro. Quindi ha una prospettiva totalmente materialista, razionale. E guarda caso, il figlio del mugnaio è uno dei personaggi più negativi di tutti, perché alla fine sarà quello che spalleggerà il mago cattivo a Saruman, che alla fine del romanzo impianterà il suo regime dittatoriale proprio nella contea, utilizzando questi personaggi che pensano solo ai propri affari. Se andiamo a vedere poi cosa dice Tolkien nelle altre sue opere saggistiche, oltre al saggio sulle fiabe, troviamo il saggio sul Beowulf. Beowulf, per chi non lo sapesse, è un poema anglosassone del VII secolo, scritto in metro allitterativo, che vede un eroe chiamato Beowulf che combatte contro dei mostri, forse un troll, sua madre e alla fine un drago. E è particolarmente importante perché è una delle prime fonti che mette un drago alla base della narrazione. E Tolkien, nella sua riflessione saggistica, Tolkien lo insegnava perché era professore di letteratura anglosassone a Oxford, quindi insegnava il Beowulf, lo traduceva. Ci ha provato anche a tradurlo sia in poesia che in prosa. Diceva nella sua riflessione che il drago è un elemento particolarmente importante perché serve all'eroe di una storia per diventare eroe, per scoprirsi eroe. Quindi, se noi eliminiamo la figura del drago, all'eroe manca qualcosa. Non è che poi nella Terra di Mezzo, nell'opera di Tolkien, i draghi siano poi così numerosi, adesso ci arriviamo. Però questo discorso che il drago serve per l'eroe lo troviamo vero nel caso di Bilbo Baggins, il protagonista dell'Hobbit, che si trova ad avere a che fare con Smaug, di qui sopra. Perché nel momento in cui Bilbo arriva a confrontarsi con Smaug, Bilbo, che è un Hobbit e non ha molte chance di vincere un drago, non diventa un eroe perché ammazza il drago, ma perché diventa compiutamente quello che è chiamato a essere nella sua avventura. Bilbo è stato preso dalla compagnia dei nani per vivere l'avventura che viene raccontata all'interno dell'Hobbit per diventare scassinatore, ladro in pratica. E all'inizio è un disastro, non riesce a farlo, però progressivamente nel corso della storia cresce. E il momento in cui diventa pienamente scassinatore, cioè ladro, è quando entra nell'antro del drago e lì ruba una coppa, dando il via poi a tutta la rabbia del drago che si accorge di essere stato derubato. Questo perché i draghi hanno sempre a che fare con un tesoro. Ecco, questa è una cosa fondamentale che c'è in Tolkien, perché viene direttamente dalla mitologia nordica, e poi c'è anche in altri autori, tipo Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia. Per tutti quelli che hanno letto le Cronache di Narnia o hanno visto i film, nel viaggio del veliero c'è un personaggio, un bambino insopportabile chiamato Eustache, Eustachio nella versione italiana, che a un certo punto trova un tesoro, se ne invaghisce e viene trasformato in un drago. Proprio perché il drago è il suo mucchio d'oro, il suo tesoro. Infatti, guarda caso, nell'Hobbit c'è un drago, Smaug, che sta a guardia di un tesoro, che era di proprietà dei nani, ma che il drago ha rubato. Poi, nel Signore degli Anelli, c'è un altro drago, nelle appendici che raccontano la storia di un drago chiamato Skata,
poco conosciuto, che ha avuto a che fare con gli antenati dei Rohirrim, una popolazione di cui si parla nel romanzo, che a sua volta ha rubato un tesoro ai nani e che poi è stato affrontato da un eroe, uno degli avi dei Rohirrim, che poi si è impossessato del tesoro e i nani e questo eroe si sono accapigliati per il possesso del tesoro. Guarda caso è la stessa cosa che succede anche nell'Hobbit, quando tolto di mezzo il drago ci sono gli altri personaggi buoni, elfi, uomini, nani, che vogliono mettere le mani sul tesoro e questo tesoro dà origine a un potenziale scontro, perché il tesoro di un drago è maledetto. Anche questo è un concetto molto nordico che viene dalle saghe scandinave. E un altro personaggio che fa la stessa cosa è il drago Glaurung all'interno del Silmarillion, che è l'altro grande drago famoso nel leggendarium tolkieniano, in tutta la sua produzione narrativa mitologica. Questo drago arriva durante un assedio nella storia dei figli di Urim, sfascia il ponte, abbatte le porte, abbrustolisce gli elfi con il suo fuoco e raduna il tesoro, sbarra le porte, fa cadere il ponte e ci si sdraia sopra e rimane là sopra. Cioè il drago non fa altro che conquistare un tesoro e metterci sopra. E questo è un particolare importante perché deriva direttamente da quello che Tolkien conosceva, studiava e anche amava come professore, ma anche come lettore della letteratura nordica, perché i draghi di Tolkien hanno fondamentalmente due modelli. Uno è il drago del Beowulf, quello nominato prima, e l'altro è il drago della storia dei Nibelunghi o dei Volsunghi, a seconda di che ambito, se germanico o norreno. La storia di Sigfrido o Sigurd che affronta il drago Fafnir. Fafnir vuol dire letteralmente l'abbraccia tesori ed è un altro drago che sta sopra un mucchio d'oro in una caverna e che non vuole liberarsi dell'oro. E Sigurd lo affronta, lo vince e entra in possesso di questo tesoro che guarda caso è maledetto. E per fare questo quindi Tolkien ha preso tutte queste storie e le ha riformulate fondamentalmente, come faceva sempre lui, cioè tutto quello che troviamo nei romanzi di Tolkien è frutto di una riscrittura di quei modelli, con delle citazioni che però vengono declinate in maniera diversa alla seconda della situazione. E, poi troviamo un altro drago molto importante, di cui si parla pochissimo però nelle opere di Tolkien, che è Ancalagon il Nero, una di quegli argomenti di cui tutti i fan parlano, sulla base del nulla, perché non sappiamo niente. Sappiamo solo che era gigantesco e venne utilizzato alla fine della prima era, nella guerra d'ira, che chiude la prima parte del Silmarillion. È un drago gigante che quando cade abbatte tre vette montuose, uno pensa che sia migliaia di metri di lunghezza, non si sa. È mitologia, vai a sapere. Però Tolkien non è mai riuscito a scrivere, andare avanti a scrivere la storia per esteso. Quindi abbiamo poche righe e ci favoleggiamo sopra. Questo è un drago che non parla, perché non dice niente, e non ha un tesoro. Però è anche il meno indicativo per studiare i draghi di Tolkien, che invece parlano. Anche Skata non parla nelle opere, però è presumibile che parli, perché Glaurung e Smaug parlano e sono molto intelligenti. E anche usano benissimo le parole. E dunque i riferimenti sono questi due, cioè il drago del Beowulf e il drago Fafnir della saga di Sigfrido, che non sono due draghi molto simili, perché il drago del Beowulf è un drago che vola, sputa fuoco, ma non parla, mentre Fafnir è un drago che non vola, ma è proprio il concetto di serpe nordico, cioè una specie di biscione, non lo so, un drago serpentiforme, che però parla. E infatti quando Sigfrido lo uccide, ha con lui una conversazione, che è una conversazione molto strana, che ha a che fare con l'interpretazione delle rune. Si chiede perché uno ammazza un drago e poi parla delle rune, perché il drago è una creatura antica e sapiente, che ha a che fare con l'inizio dei tempi e quindi nel momento in cui l'hai ucciso puoi anche chiedergli qualcosa. E proprio sulla base della conversazione che Sigfrido ha
con Fafnir, Tolkien ha tratto la conversazione che Bilbo ha con Smaug nell'Hobbit. Quindi, per esplicita missione di Tolkien, i grandi modelli per realizzare i draghi sono questi due. Poi li ha messi insieme e in tutta la produzione di Tolkien abbiamo due tipologie di draghi. Abbiamo quelli senza ali, che strisciano, e quelli con le ali, che sono un upgrade che viene fatto nella guerra di prima col drago gigante, qui si diceva prima di Ancalagon, quando arrivano i draghi alati, che sono ancora più spaventosi e potenti, perché prima invece i draghi semplicemente strisciavano per terra. E Smaug è un drago alato, mentre Glaurung, che è il padre dei draghi, il primo che è stato lanciato dal Signore Oscuro, è un drago non alato, semplicemente che striscia. Il drago del Beowulf non parla e non è poi così centrale nella creazione dei personaggi perché non abbiamo un vero e proprio rapporto del personaggio di Beowulf con questa figura. Non c'è uno scontro dialettico, c'è uno scontro solo fisico, bellico. Però il Beowulf è importante perché Tolkien lo cita, è pieno di citazioni del Beowulf, nell'Hobbit e nel Signore degli Anelli, ma lo cita esplicitamente nell'Hobbit proprio a proposito del furto della coppa di Bilbo, quando Bilbo arriva nella sua tana. Allora, nell'Hobbit, quando i nani entrano nella montagna solitaria di Erebor insieme a Bilbo, gli dicono a Bilbo: "Ah, finalmente siamo arrivati, adesso hai l'opportunità di dimostrare il tuo valore e ti devi meritare la pagnotta. Noi ti abbiamo portato qua, adesso dimostraci il tuo valore." E in quel momento Bilbo si arrabbia perché i nani non riconoscono che lui gli ha già salvato le penne per 3 volte, però i nani sono particolarmente insensibili a queste cose, quindi lo mandano avanti. E lui, per far vedere che è bravo, che lui è un vero scassinatore, un vero ladro, ruba questa coppa. E questo riferimento è un omaggio esplicito al Beowulf, dove c'è la stessa scena di un ladro che entra nell'antro del drago, ruba una coppa, esce, porta la coppa fuori, il drago se ne accorge, va su tutte le furie, esce e comincia a mettere a ferro e fuoco il regno di Beowulf, che è diventato re e che è costretto da vecchio a prendere le armi e andare a combattere il drago per salvare il suo popolo e anche lì morirà combattendo il drago, perché l'eroe diventa eroe nel confronto con il drago, però spesso muore. Siegfried invece sopravvive. Questa scena è citata esplicitamente nell'Hobbit perché nel Beowulf questo ladro che ruba la coppa viene preso da Beowulf e portato con sé, insieme ad altri 11 uomini, a combattere il drago. Quindi sono in 13 e il ladro diventa 13° uomo. Mentre quando Bilbo ha la sua famosa conversazione con Smaug, dice di se stesso tutta una serie di appellativi, di nomi inventati per non rivelare il suo nome, perché non si rivela il proprio nome a un drago, e si definisce il signor uomo, numero fortunato, perché lui è insieme a 13 nani, quindi lui è il 14°. Quindi è una citazione del fatto che il 13 invece è un numero sfortunato, come il drago del Beowulf. Lui è il 14° numero fortunato, e in quel modo si tradisce perché il drago nel frattempo capisce che ci sono altri 13 personaggi che sono con lui. E questo è un esplicito riferimento. E questo, mentre la citazione presa dai Nibelunghi di Sigfrido viene presa e cambiata all'interno dell'Hobbit a proposito di un'altra cosa, cioè di un altro fatto. Quando Sigurd uccide Fafnir, si bagna nel suo sangue e diventa praticamente invulnerabile, a parte un punto come Achille, perché ovviamente gli eroi hanno sempre un punto debole che rimane sguarnito dall'intervento della magia esterna, e il sangue del drago rende corazzati e contemporaneamente, portandoselo alle labbra, Sigfrido si accorge di riuscire a intendere il linguaggio degli uccelli. Questa cosa viene presa da Tolkien e cambiata, perché dopo il colloquio tra Bilbo e Smaug, Bilbo parla con i nani e lì arriva un tordo, un uccello, che
capisce il linguaggio, cosa stanno dicendo, e poi è questo tordo che porterà la notizia di quello che ha sentito a un altro personaggio, un arciere della città del lago, che è l'unico in grado di capire la sua lingua, perché è discendente dell'antica nobiltà, della città distrutta dei tempi antichi, e quindi riesce a sapere qual è il punto debole del drago, e grazie a questa informazione con una freccia riesce ad abbattere il drago Smaug. Quindi è la stessa citazione, ovviamente cambiata nella trama, come sempre fa Tolkien, che prende e poi modifica a suo piacimento all'interno della narrazione. Però la morte del drago, così come raccontata nella Hobbit, è molto diversa da quella che per esempio troviamo all'interno del Beowulf o dei Nibelunghi, perché il drago non viene sconfitto da un eroe con spada e scudo. Cioè, noi potremmo attenderci che all'interno di una narrazione del genere l'eroe abbatta il drago a colpi di spada, narrazione medievale, medievaleggiante, invece viene abbattuto il drago attraverso una freccia, che è un'arma non nobile, è un'arma vile, dalla distanza, ed è stato messo in luce come la morte di Smaug per opera di Bard è una morte assolutamente moderna, perché sembra il colpo di un cecchino a un aviatore della Prima Guerra Mondiale. Tolkien aveva combattuto la Prima Guerra Mondiale e aveva visto queste cose. E anche il modo di rapportarsi in questa situazione dell'eroe, del guerriero, cioè Bard, è una cosa molto moderna. È freddo, è disciplinato, come i soldati della Prima Guerra Mondiale che Tolkien aveva visto. La morte di Fafnir è molto diversa, perché come Sigurd uccide Fafnir nella saga di Nibelunghi, scava delle buche per terra, ci si mette dentro, aspetta che il drago, che ovviamente striscia, passi sopra e lo infilza da sotto con la spada. Questa scena è presa da Tolkien e spostata all'interno di una delle storie del Silmarillion, quella dei figli di Urim, dove il protagonista Turin uccide il drago Glaurung proprio così. Si mette in un anfratto sotto la terra e colpisce il drago da sotto, uccidendolo finalmente dopo una vita che ha provato e ha tentato di farlo. Quindi anche qui si vede la completa riscrittura delle fonti originarie. Però poi è bello vedere come i dialoghi tra questi draghi e gli eroi siano assolutamente peculiari, così come li ha ideati Tolkien. Perché allora, innanzitutto si è detto che è meglio non dire il proprio nome a un drago, perché il drago, se sa il tuo nome, può maledirlo, si dice. E quindi, come Ulisse, fondamentalmente, un eroe è meglio che dica io sono nessuno, si inventi qualche nome. Infatti è quello che fa Bilbo, che quando parla con Smaug, tanto è invisibile, perché non si deve far vedere, utilizza l'anello che ha trovato, che gli dona l'invisibilità. E poi resta sul vago, dando prova di una grande scaltrezza e anche abilità retorica. E senza dire il suo nome e cognome, dice che è il signor numero fortunato, è il vincitore dell'anello, il cavalca Barili. E così intanto il drago capisce tutto, capisce che ci sono 13 compagni, che viene dalla città del lago perché i barili sono quelli che li hanno aiutati, quindi si fa i suoi calcoli e dopo infatti parte a prendersela con chi ha aiutato questi qui che sono arrivati da lui. Però Bilbo in qualche modo dà una grande prova di resistenza e intelligenza. Ovviamente non ce la può fare, perché contro un drago è impossibile averla vinta dialetticamente parlando, perché il drago è una creatura molto sapiente, non saggia ma sapiente, e molto furbo. E la cosa fondamentale è che il drago mette, allora intanto ha un potere che è quello del suo sguardo, lo sguardo del drago in qualche modo ti spinge a metterti a nudo. Il testo dice che Bilbo, mentre parla con Smaug, sente la sensazione di doversi in qualche modo aprire e farsi vedere o comunque svelare qualcosa di sé, che è pericolosissimo. E invece Turin, si dice, quando affronta il drago durante l'assedio, il drago lo blocca con il suo sguardo perché ha il potere di paralizzare chi parla con lui. E inoltre il drago ha un'altra caratteristica,
che è ancora più pericolosa del fatto che sia un bestione gigante che sputa fuoco, perché il bello è non solo che Drago è una macchina da guerra, ma che ha un potere che mette in crisi l'interlocutore perché lo colpisce nei suoi punti deboli. E qua si vede che la figura del drago nordica, per Tolkien, si ibrida con poi l'immaginario del demonio cristiano. Perché il drago diventa come il diavolo l'accusatore. Cioè, quando una persona parla con un drago, il drago gli dissemina il discorso di una serie di menzogne, che però non sono del tutto menzogne, sono delle mezze verità. E quindi dice delle cose vere e delle cose false. E con Bilbo, per esempio, gli dice: ah, che bravo che sei stato, tu sei arrivato qua. E sei venuto con dei tuoi amici nani, hai già capito chi sono, no? Perché Bilbo si è un po' tradito dicendo siamo qui per vendetta. Allora Smaug capisce anche questo, sono i nani che sono in possesso del tesoro, erano in possesso del tesoro e lo rivogliono indietro. Ma va bene, ti hanno preso, ti hanno promesso una parte del tesoro, ma hai mai considerato come farete a portarvelo via? Mettiamo anche il caso in cui voi mi eliminiate, cosa che non succederà mai, ma come avete pensato di portare via tutte queste monete, tutti questi tesori fuori dalla montagna? Avete pensato ai problemi logistici di trasporto, alle tasse, ai dazi doganali? E Bilbo comincia a pensarci e effettivamente dice: è vero, non ci avevo pensato, l'avevo fatta più facile. E il testo dice che questo è il potere delle parole di un drago, che ti dice delle cose vere, sulle quali magari tu non ti eri soffermato. Glaurung, che è molto peggio di Smaug, perché è molto più cattivo, molto più potente, quando si trova davanti a Turin fa di peggio, perché dopo averlo bloccato con il suo sguardo, gli rivolge delle parole che sono dei veri e propri insulti, che sono però delle accuse vere, perché gli dice: tu, traditore del tuo sangue, traditore della tua stirpe, uccisore del tuo amico, e sono tutte cose vere, perché sono cose che Turin ha fatto, perché Turin ne ha combinati tutti i colori, ha tradito la sua famiglia, ha ucciso per sbaglio il suo amico, e quindi è difficile dirgli che non è vero. E in questo si vede che il drago è una creatura, come nel discorso del dialogo, dell'interpretazione delle rune che gli fa Sigfrido, è una creatura che ha a che fare con l'universo gnomico, della conoscenza, conosce le persone profondamente, quindi questo è uno degli aspetti che lo caratterizza, ma lo rende anche una creatura problematica. Come fa il drago a sapere queste cose? Come fa a conoscere il suo interlocutore? Non ci viene detto. Però ha questa capacità, perché è una creatura antica, sapiente, che ha a che fare con l'inizio dei tempi, che quindi va rispettata, ma va temuta, perché è un personaggio particolarmente pericoloso, oltre che sapiente. E Bilbo in qualche modo riesce a farcela, poi cerca di prendersi gioco di lui, ma non ce la fa fino in fondo. E Turin non ce la fa mai con Glaurung, e anzi, Glaurung lo gioca e riesce a fargli prendere una decisione sbagliata. Cioè, la cosa fondamentale del confronto non è tanto che il drago ha il potere di bloccare con lo sguardo, quanto di confondere le decisioni dell'eroe, perché gli dice delle cose vere. Però gli mette dentro anche una menzogna, perché gli dice, dandogli una scelta, che deve prendere una decisione. Perché la situazione è questa: Turin, che è l'eroe umano che adesso combatte per gli elfi in questa roccaforte elfica che è stata saccheggiata dagli orchi e col drago Glaurung, deve decidere se prendere una strada o l'altra. Cioè, una strada è quella di andare a salvare la figlia del re degli elfi, che si chiama Finduilas, che è innamorata di lui, è stata rapita dagli orchi, e un elfo ha detto a Turin: guarda che tu devi salvare la principessa, perché dal suo salvataggio dipende il tuo destino. Turin è un personaggio che è stato maledetto dal Signore del Male, cioè suo padre ha lanciato una maledizione dicendo che tutto quello che avrebbero fatto lui, i suoi figli e la sua casata sarebbe
sarebbe stato volto al disastro. E sembra che questa maledizione non abbia una via d'uscita. Ma l'elfo, non si sa bene come, amico di Turin, gli dice: guarda che se tu recuperi, se salvi la fanciulla, la maledizione non avrà più potere su di te. Quindi uno dice: questa è la cosa che devo fare. Ma il drago, che conosce Turin, gli dice: questa è l'alternativa A, poi c'è l'alternativa B, vai a salvare tua madre e tua sorella, che sono schiave nella tua terra e quindi vivono come serve. E questa cosa sembra da poco, una cosa da poco, ma invece, per come è fatto il personaggio di Turing, è la cosa decisiva, perché Turing è un personaggio che ha un grande problema nei confronti della sua stirpe, della sua famiglia, cioè vive nella costante idea di dover salvare i familiari, la sua madre, sua sorella, la sua stirpe, il suo lignaggio, perché lui deve dimostrare che è l'erede al trono della sua terra, che gli è stato portato via. E davanti a questa informazione lui decide di fare così. Ma il drago gli ha detto che le due sono schiave, invece non gli ha detto che la madre e la sorella non sono più lì, ma sono andate ospiti da un altro elfo che le tiene a casa e quindi sono vive, vegete, vivono bene. E quindi di fronte a questa menzogna, sapendo dove andare a colpire, perché il drago lo sa, Turing prende la decisione sbagliata. E quindi condanna la principessa elfica alla morte, perché viene detto dopo che è morta, e quindi condanna anche la sua vita. E il drago, tra l'altro, curiosamente, è l'unico personaggio che conosce il nome di Turing. Un'altra cosa fondamentale è che Turing, per tutta la sua vicenda, che è raccontata nella storia dei figli di Urim, oltre che in un capitolo del Silmarillion, ma consiglio a tutti di leggere i figli di Urim per capire meglio e leggere più particolari. Non si fa mai chiamare Turin, ma prende sempre un altro nome. In ogni capitolo si dà un soprannome, che è in base a quello che lui vorrebbe che gli venisse riconosciuto. A volte prende il nome di un'arma, a volte di un elmo. A volte prende il nome di un'altra cosa che ha a che fare con la sua personalità oppure con un torto che gli è stato fatto. E tutti i personaggi lo chiamano sempre in questi modi diversi. Arriva un momento in cui ha addirittura quattro nomi. E curiosamente il drago è l'unico che lo chiama col suo nome, è l'unico che lo sa. E quando poi il drago parlerà con sua sorella e incanterà anche lei e poi le fa perdere la memoria, chiama ancora una volta il Turing col suo nome. Quindi il drago sa tutto, ti conosce profondamente, perché ha sempre a che fare con questo elemento della conoscenza, che si unisce al tema della superbia, perché il drago che incita l'eroe a sbagliare è un moltiplicatore dei difetti dell'eroe. E in questo io ci vedo ancora una volta quello che Tolkien diceva a proposito del ruolo del drago nei confronti dell'eroe. Cioè, il drago serve per far diventare l'eroe eroe, però alla fine, se l'eroe è gravato da una serie di difetti, il drago moltiplica questi difetti e quindi lo fa cadere. Quindi è una figura fondamentale proprio per questo motivo qua. Per Bilbo le cose sono diverse perché non c'è tutto questo discorso, questo retroterra epico-eroico che invece c'è nel caso di Turin con Glaurung. Però nel caso di Turin il drago Glaurung si carica anche di una serie di elementi in più. Perché il testo dei figli di Urin dice che Glaurung ride con la risata di Morgoth, cioè il Signore Oscuro. E quando parla ha la voce di Morgoth, quindi sembra un avatar del signore del male. E questa cosa è molto strana, perché noi non sappiamo i draghi da dove derivano, ma a volte sembra che parlino invece del signore oscuro, quindi tutto questo li rende ancora più problematici, perché non riusciamo assolutamente a inquadrarli all'interno del bestiario tolkieniano. E poi un altro aspetto che collega Tolkien alla riscrittura del mito nordico è il rapporto del drago con il nano, con i nani. E qui
Ancora una volta vediamo che, come nel caso del tordo, della lingua degli uccelli, c'è una scissione della figura del drago nano, del nano drago. Perché la stessa storia dei Nibelunghi parte dal presupposto che Fafnir, il drago, l'abbraccia tesori, all'inizio era un nano, che però per cupidigia si è trasformato in un drago per tenere il tesoro. Quindi, alla fine abbiamo un nano che diventa drago per tenere questo tesoro. In Tolkien non è così. In Tolkien, nell'Hobbit, cioè l'antefatto è che c'è questo regno nanico col grande tesoro di Erebor, appartenuto ai nani, arriva un drago che sottrae il tesoro ai nani e ci si mette sopra. Allora i nani organizzano una spedizione per rimpossessarsi del tesoro, ma una volta che il drago viene eliminato, il nano si sostituisce al drago perché il capo di questa spedizione, che è Thorin Scudo di Quercia, l'erede al trono degli Erebor, dei nani, cade vittima dello stesso sortilegio del tesoro maledetto, altro tema del tesoro dei Nibelunghi, che fa sì che lui si sostituisca a Smaug come re sotto la montagna. Lo dice: io sono il nuovo re sotto la montagna. E non vuole privarsi del tesoro per niente al mondo e non vuole condividerlo con nessuno. Quindi c'è il discorso della maledizione che scinde questi due personaggi, ne fa due proprio personaggi diversi, che però sono gravati dalla stessa problematica. E questo è tanto vero quanto il caso del drago Skata, perché anche lì un drago porta via il tesoro ai nani, che poi viene recuperato da un uomo, che poi litiga con i nani per averlo, perché sempre i nani sono portati a voler accumulare le ricchezze, sono la stirpe che maggiormente ha a che fare con l'accumulazione e la brama delle ricchezze. C'è anche un poemetto che si chiama The Hoard, il tesoro, che si trova all'interno del libro della raccolta delle avventure di Tom Bombadil, che non ha solo le storie di Tom Bombadil, ma dentro varie cose, che parla proprio di questo, cioè del passaggio di un tesoro dagli elfi, poi a un nano, poi a un drago e poi da un cavaliere che arriva, lo prende, poi diventa vecchio e poi viene sconfitto dai suoi nemici. E sempre questo poemetto ha la storia che va dal bene alla decrepitezza, cioè arriva sempre un giovane che prende il tesoro e poi progressivamente si corrompe per il risultato della corruzione della ricchezza, perché tutte le opere di Tolkien sono incentrate sulla condanna della brama e dell'accumulazione di ricchezza. Il Signore degli Anelli ha la brama nei confronti dell'unico anello, e il Silmarillion ha la brama nei confronti dei Silmaril. E l'Hobbit ha la brama nei confronti del tesoro e dell'Archengemma, il cuore della montagna, il tesoro più importante che Thorin vuole ritrovare e che invece viene rubato da Bilbo. Perché la cosa bella è che in tutta questa vicenda tutti sono a un certo punto nell'Hobbit cadono vittima di questa degenerazione del tesoro. Il drago viene eliminato e gli uomini della città del lago dicono: ah, adesso che non c'è più il lago, mettiamo noi le mani sul tesoro, così ci prendiamo una parte come risarcimento dell'aiuto che abbiamo dato. Gli elfi arrivano e dicono: ah, che bello, il tesoro è sguarnito, così ci prendiamo una parte. E i nani vogliono tenerselo tutto per loro e rischiano di scatenare una guerra tra di loro per il possesso di questo tesoro. E l'unico che non cade in questo tranello, è Bilbo, che è un personaggio che con le ricchezze ha un rapporto diverso ed è l'unico che sembra immune a questo fascino. Tanto che Bilbo, che ruba l'Archengemma, il tesoro che vuole Thorin, lo porta fuori e lo dà agli assedianti, agli uomini e agli elfi, per costringere il capo dei nani a trattare perché ha perso una parte del suo tesoro. E in questo Bilbo raggiunge ormai la piena maturità, cioè è veramente ladro, scassinatore. E ruba l'oggetto che avrebbe dovuto recuperare e lo dà ad altri per salvare i suoi amici. Quindi lui non è un ladro mercantile che accumula, ma è un ladro a fin di bene, lo fa per salvare i nani che lui considera suoi amici. E quindi l'Hobbit ha un rapporto nei confronti del drago che è assolutamente peculiare.
E l'Hobbit ha un, cioè Bilbo, ha un rapporto nei confronti di Smaug che è stato analizzato come una sorta di rapporto di, come se fosse un alter ego, cioè il drago è un alter ego del protagonista, ma tutto l'Hobbit è un po' costruito così. Ci sono degli alter ego all'interno della narrazione, i troll all'inizio, Gollum, personaggi che in qualche modo rappresentano uno specchio deformato di Bilbo, che è il protagonista, e che potrebbero rappresentare un possibile esito della sua vita se non fosse uscito di casa, non avesse cominciato a vivere questa avventura. Ma poi il drago ha un legame con Bilbo molto profondo. Ma innanzitutto per il posto in cui abita. Bilbo è un hobbit che vive in una casa, che è una specie di cottage inglese, però sottoterra, perché gli hobbit vivono in buche sottoterreno, molto confortevoli. E lui ama ricevere visite perché è un buon borghesone. E Smaug vive anche lui sottoterra, o meglio, dentro una montagna, in un'altra casa simile a quella dell'hobbit, perché è molto ricca, perché è piena di tesori, ma lui, al contrario di Bilbo, non ama ricevere visite. E c'è un collegamento tra i due personaggi, perché all'inizio della storia, quando i nani dicono a Bilbo di questo drago del tesoro, si capisce che nella contea, che è una terra molto moderna, perché sembra, è basata sull'Inghilterra rurale, borghese, contadina del fine 800, inizio 900, i draghi non vengono presi sul serio, come provava il figlio del mugnaio sabbiaiolo che dice esiste solo il drago verde, qua non esistono i draghi, perché in fondo la contea, una terra moderna, non crede a queste storie, sono favole della buonanotte, sono storie su cui fare poco affidamento. E invece dopo Bilbo si rende conto che il drago esiste. Ma curiosamente, quando Bilbo arriva dal drago, il drago non lo conosce, cioè è esattamente la stessa situazione. Il drago non sa che esistono gli hobbit perché non li ha mai fiutati prima. E questo è il motivo per cui il drago non capisce chi ha davanti quando è invisibile Bilbo, perché se fosse andato un nano l'avrebbe fiutato subito. Perché poi il drago ha questa caratteristica che fiuta e ha delle caratteristiche che sono un'ibridazione tra quelle di un uomo razionale e quella di una bestia, perché abbiamo detto è intelligentissimo, è furbissimo, ha un grande eloquio, è diabolico nel modo di parlare, però poi contemporaneamente striscia, annusa e addirittura Smaug, quando è compiaciuto, si gira su se stesso con la pancia in aria come se fosse un cane e quando gli fa i complimenti è ancora più felice e continua a fare come un cane. Quindi è un mix di cose strane, è un personaggio che è a cavallo tra varie specie. E oltre a questo, bisogna analizzare il suo modo di parlare, perché i draghi parlano in una maniera molto strana. E anche questo rivela molto di loro, è il fatto che sono creature poste su più dimensioni, o comunque in varie epoche. Perché, beh, Glaurung parla in una maniera, sembra alto teatro elisabettiano, nel Silmarillion, ha un modo di parlare molto arcaico. E anche Smaug, in fondo, parla in una maniera molto raffinata. Allora, c'è un massimo studioso tolkieniano, che è un filologo, che è Tom Shippey, ha studiato i metodi espressivi del drago Smaug e ha identificato la sua parlata con quella degli aristocratici inglesi del XX secolo. E anche il suo modo di fare è quello tipico dell'aristocrazia inglese, che ha a che fare fondamentalmente con la borghesia, perché parla con Bilbo, che è un esponente della borghesia rurale, oppure con gli abitanti della città del lago, che sono la borghesia mercantile. E in fondo, Smaug, che è un aristocratico, è estremamente scocciato di avere a che fare con questi inferiori che lui non reputa all'altezza. E quindi il suo modo di parlare è fintamente, come si dice, è altero, però poi in qualche modo li comprende, però poi si secca, ha una finta deferenza. E a un certo punto, però, quando si arrabbia, comincia a parlare come Dio dell'Antico Testamento.
e comincia a dire io uccido chi voglio, quando voglio, io ho ucciso questo, io faccio quello, cioè con questo tono sacrale. Ed è il personaggio che ha questo dialogo, questo modo di parlare vetero-testamentario che nessun altro ha all'interno della storia, neanche i re più importanti. Quindi possiamo vedere che torna questo discorso dell'antichità del personaggio del drago, però questo lo pone anche come una creatura che ha due zampe nel mondo presente e due zampe nel mondo passato, perché mescola insieme l'aristocrazia del XX secolo e questo linguaggio assolutamente arcaico che nessun altro ha. E anche qui si vede il suo collegamento con il personaggio di Bilbo. Uno non lo penserebbe mai, ma anche Bilbo fondamentalmente è una creatura posta tra due mondi, perché viene da una terra borghese, moderna, quanto di più vicino alla nostra contemporaneità esiste nella terra di mezzo, che è la Contea, però ha a che fare con un mondo arcaico, vecchio, cioè, con le leggende del passato, che scopre essere vere, e in questo modo anche lui si interfaccia tra passato e presente, quindi c'è un collegamento molto più profondo di quanto si creda tra questi due personaggi, e che li collega e ne fa due aspetti ovviamente diversi, però parte dello stesso ragionamento che Tolkien fa, a proposito del rapporto tra i due mondi. E visto che sempre in Tolkien c'è questo rapporto tra il mondo primario, che ovviamente è il nostro, e il mondo secondario, che è quello della narrazione fantastica dello stesso Tolkien, ma esiste anche all'interno della storia, cioè il mondo del presente in relazione al mondo delle storie che provengono dal passato, è probabilmente questa dialettica tra questi due personaggi è significativa. Pensavo di quello che hai detto prima, che effettivamente proprio il fatto che è poi un retaggio culturale del mito in generale, quello dei nomi, del fatto che i nomi avevano un potere, e il fatto che Bilbo non dica il suo nome a Smaug, ma lo dice a Gollum. Questa cosa qui è la cosa scatenante che fa sì che poi nel Signore degli Anelli alla fine si scopra dov'è questo anello. Perché se lui non avesse detto il suo nome a Gollum, Gollum non avrebbe potuto dire ai servi del Signore che aveva incontrato questo con l'anello, si chiamava Baggins della Contea, e quindi cioè, non avrebbe scatenato, cioè non avrebbe avuto queste conseguenze. Paradossalmente viene a pensare che il drago, se lui gli avesse detto veramente il suo nome in una, diciamo, in una sliding doors diversa, invece che andare a distruggere la città di Bard, poteva benissimo decidere di andare a distruggere la contea, Verissimo. che lui non conosceva, non sapeva, magari pensare, ma chissà che tesori ci sono in questo posto. E quindi anche quello, da questo punto di vista qua, è una crescita del personaggio, perché fa un errore prima, Sì. che si capirà che è un errore poi successivamente, ma che non fa col drago. È verissimo. Ma guarda, alzo ancora l'asticella di questo discorso. È verissima questa cosa che dici, infatti Bilbo cresce tantissimo all'interno della storia e comincia a imparare a avere a che fare con le altre creature, con i problemi, ma c'è un riconoscimento che viene dato da questi personaggi che hai citato tu nei confronti di Bilbo. Cioè, abbiamo detto che Bilbo arriva nella Galleria del Drago e i nani non gli riconoscono i suoi valori. E Bilbo ha già salvato i nani parecchie volte, perché li ha salvati a Bosco Atro quando li ha salvati dai ragni, perché ha combattuto i ragni che li avevano abbozzolati, lui taglia i bozzoli, li libera e combattono tutti i ragni. Poi li ha salvati nelle prigioni del re degli elfi, perché riesce a rubare le chiavi al carceriere. Mette a punto un piano per cui mette ogni nano all'interno di un barile e li fa fuggire attraverso il fiume e li fa arrivare nella città del lago. Quindi Bilbo li ha già salvati in due occasioni e i nani questo non glielo riconoscono e quindi lui entra che è un po' arrabbiato nei confronti dei nani e guarda caso, come lo chiama Smaug? Si rivolge a lui chiamandolo ladro. Cioè, è
è l'unico che riconosce il valore di Bilbo in quanto scassinatore, cosa che invece i nani non fanno. E c'era un altro personaggio a proposito che l'aveva chiamato ladro, cioè Gollum, che ha detto ladro di un Baggins, anche se Bilbo non l'aveva sentito perché l'aveva detto quando ormai era già andato via, no? E poi alla fine anche i nani arriveranno a questo, perché quando Bilbo ruba l'archegemma, Thorin chiamerà ladro, perché gli ha rubato l'archegemma, quindi anche lui alla fine l'hai capita finalmente. Finalmente tutti riconoscono il valore di Bilbo come ladro, che è completamente scassinatore alla fine della sua storia. Gollum glielo riconosce ma in maniera imperfetta, perché ancora non è compiutamente quella cosa lì e gli ha rubato l'anello. Però dopo, alla fine, quando gli ruba la coppa e ruba l'arcangemma, Bilbo è diventato quello per cui l'hanno preso, con regolare contratto, perché nell'Hobbit lui viene assunto con tanto di contratto firmato con tutte le clausole, comprese anche le spese funebri in caso di decesso. Quindi è un contratto borghese in tutto e per tutto, perché nella Contea si fa così, perché ormai gli eroi del passato non esistono più in quella parte di terra. Tra l'altro, anche questa cosa che dici tu, del riconoscimento dei vari personaggi a Bilbo, del fatto di essere un ladro, è di pari passo è legato al successo o meno di una cosa. Cioè, Gollum, lui per caso trova l'anello e gli dà del ladro, però l'ha trovato per caso, non sa cos'è. Smaug gli dà del ladro, ma lui alla fine non riesce a vincere contro Smaug. Però, con l'archengemma finalmente lui porta a compimento una cosa positiva, cioè riesce a impedire che sia il... Quindi forse l'ultima affermazione dei nani, che erano quelli che l'avevano preso per ladro ma non gliel'avevano mai riconosciuto, quando finalmente anche i nani più testardi di tutti gli riconoscono la posizione di ladro, è il momento in cui lui fa una cosa pensata e portata a termine per un buon fine. Certo. Cioè, il furto è un vero furto con uno scopo. Ed è il furto che deve essere confessato, perché lui quando va a portare l'archengemma dal re degli elfi e dal capo degli uomini, da Bard, di quelli degli uomini del lago, tutti gli dicono resta con noi, ti onoreremo come un grande eroe, e lui dice no, io devo tornare indietro perché devo confessarle ai nani questa cosa. Perché il tradimento deve venire confessato per essere veramente pienamente funzionale al personaggio, alla storia. E infatti, dopo, quando lo confessa, Thorin lo chiama ladro. Lui non capisce il bene di questa cosa, ma questo è il momento clou della vicenda di Bilbo, perché dopo Bilbo esce di scena. Cioè, tutto quello che vediamo nel film, la battaglia dei cinque eserciti, un film intero magniloquente, una battaglia dall'inizio alla fine, con cose inventate, aggiunte, nel libro non c'è. La battaglia viene raccontata una volta che è finita, in maniera breve, perché Bilbo esce di scena, prende un colpo in testa, sviene e non vive la battaglia, ma perché ormai lui, il suo ruolo, l'ha portato a compimento. Lui non è il guerriero old style che combatte il drago. E non è un... Non bisogna sorprendersi che non sia Bilbo a uccidere Smaug. Cioè, un romanzo fantasy dozzinale sarebbe finito con il protagonista che ammazza il drago e tutti felici e contenti. Invece lui non c'entra niente, ha solo una piccola parte, perché scopre qual è il punto debole e alla fine il tordo lo dice a qualcun altro. È una cosa assolutamente peculiare. In questo senso il drago è una parte fondamentale per Bilbo per raggiungere quello status per cui lui deve brillare e per cui è stato firmato un contratto. E alla fine la funzione del drago Smaug è anche quella di far cadere, secondo me, la mia interpretazione, quello che doveva sembrare l'eroe, cioè Thorin Scudo di Quercia, che uno si potrebbe aspettare che sia quello che effettivamente uccide il drago. Però in realtà la maledizione di Smaug ha la meglio su Thorin, per cui in realtà Thorin, invece che uccidere il drago, lo sostituisce, come esatto. Dicevi tu. E quindi questa è nel viaggio dell'eroe, nell'archetipo del viaggio dell'eroe, è l'eroe caduto, cioè l'eroe che però non ce la fa. Diventa quello che si chiama il deuteragonista della vicenda, che ha a che fare con proprio la figura del nano. I nani sono dei personaggi piuttosto spigolosi, perché si dice sì, sono delle brave persone, però in fondo vogliono fare le cose a modo loro, e quindi riconoscono una parte del tesoro, sì, però non glielo devi chiedere, devono essere loro a dartelo come dicono loro, e se no ti possono fare la guerra. E questa cosa c'è anche nella saga di Sigfrido. Sigfrido ha un patrigno che si chiama Reginn, Mime, a seconda della storia di riferimento, che l'ha tirato su, ma
ha un rapporto nei suoi confronti come figlio adottivo che è molto strano, perché quando Sigfrido uccide il drago, il patrigno vuole farlo fuori per mettere le mani sul tesoro. Cosa pazzesca! E allora è lì che poi Sigfrido sente dall'uccello che gli dice: guarda che c'è Regin o Mime che vuole farti fuori per prendere il tesoro. Perché anche lui era imparentato con il nano che era stato il drago, cioè, una volta, e quindi vuole riprendersi questo tesoro. Cioè i nani sono gravati da questo rapporto nei confronti delle ricchezze che li porta a combinare delle follie. E quindi tutto questo torna anche all'interno della figura di Thorin, che è cieco e sordo a qualsiasi cosa. In quest'ottica la figura del drago in realtà pur nella sua brama di ricchezza è più semplice perché il drago fondamentalmente vuole un tesoro, distrugge tutto, lo prende, la sta ed ha pagato. Ah sì? No, Cioè non ha uno sviluppo, no. diciamo, cioè è molto più lineare. Cioè, Il drago è un parassita sociale che vive sul cumulo d'oro, non ne rimette in circolazione una sola moneta e non è disposto a staccarsene in alcun modo. Però allo stesso tempo il testo, in maniera ironica, nell'Hobbit, dice che i draghi sono incapaci di valutare il valore del tesoro che hanno. Cioè per loro è la ricchezza da tenere lì. E basta, e non vogliono la banca. niente. Esatto, più o La meno. banca. Esatto. Ci sono state delle interpretazioni anche di questo tipo. Però secondo me il senso della critica, ovviamente, è sia il drago come moltiplicatore dei difetti del protagonista, e anche questa smania, cioè è la rappresentazione completa della smania nei confronti della ricchezza, della brama, del possesso, che è secondo me una cosa che per esempio differenzia la concezione del drago di Tolkien dai draghi del Trono di Spade. I draghi del Trono di Spade non sono legati al tesoro. C'è una scena, ecco, un episodio in cui c'è uno dei draghi di Daenerys Targaryen che vuole prendere un baule d'oro, ma poi per il resto sono semplicemente delle armi da combattimento che vengono utilizzate e devi imparare a dosarle. Ecco, in Martin i draghi sono una specie di grande riflessione, metafora del potere di oggi. Perché tu li hai, sono le armi più potenti del mondo, puoi usarle per distruggere armate o abbattere nemici, però se lo fai la gente non ti ama. Allora Daenerys Targaryen, la madre dei draghi, scopre che un po' puoi fare così, però poi, sai, la popolarità ha un suo peso e quindi a volte devi chiudere i draghi da qualche Sono solo come parte. deterrente. Esatto, minacci di usarlo, però dopo fai la simpatica e cerchi di arrivare alle cose attraverso altri sistemi. Quindi c'è una bella differenza tra i draghi del Trono di Spade e i draghi di Tolkien. E anche per questo che io non mescolerei i due autori. Che poi i draghi di Martin rappresentano un po' l'estrema evoluzione di tutto quello che è nato da dopo Tolkien in poi, per cui il drago è tornato a essere empatico, puoi utilizzarlo come arma, però lo puoi governare. Adesso vanno molto questi romanzi dove c'è sempre l'eroina che va nell'accademia, deve imparare a usare i draghi, e dopo c'è l'esercito del bene che cavalca i draghi contro i Anche cattivi. Troisi. Sì, tutte queste cose qua. Per Tolkien sarebbe stata una cosa folle pensare una cosa del genere, perché i draghi sono intrinsecamente malvagi, non li puoi usare in questo modo. E non sono forse intrinsecamente utilizzabili No, esatto. dall'uomo, nel senso, essendo una creatura al di fuori del mondo primario, mi sembra che, a parte magari qualche questa cosa che dicevi del Signore Oscuro con Ancalagon, non so perché mi viene sempre anche, non so perché, con Ancalagon, no scusami, con vai, quello che parlava, sembrava che Glaurung. Glaurung, che sembrava avesse la Sì. voce di Morgoth, Sì. credo, no? Però non c'è nessuno che usa i draghi. No, Cioè, no. non sono, cioè, i draghi esistono di per sé. Però io noto una cosa, e dopo lasciamo magari un po' alle domande, alle curiosità.
Una cosa che è bella di Tolkien e si vede molto bene sia nel Signore degli Anelli che nell'Hobbit è quello che poi manca adesso nella letteratura, ma anche nella cinematografia, per esempio, che c'è adesso, cioè la crescita dei personaggi. Perché quello che appassiona, ma anche inconsapevolmente, cioè tu quando leggi, almeno è mai capitato così, quando ho letto l'Hobbit, non è che mi sono coscientemente reso conto della crescita di Bilbo. Però alla fine ti rendi conto che il personaggio che lasci non è quello che hai trovato quando hai cominciato il libro. E questo ti spinge a leggerlo in una maniera diversa. Invece adesso si tende molto ad avere dei personaggi cristallizzati, oppure dei passaggi in cui ero lo sguattero del re, mica sono diventato Zorro. Cioè, nel senso, manca tutto il passaggio della crescita anche psicologica e spirituale. È quello per cui tanti film di adesso risultano insipidi. Adesso ci stanno provando a trasformare i film in serie TV per darsi più tempo per cercare di fare questa cosa qua, Ma non ce la però fanno non ce la comunque. fanno. I personaggi sono spalmati proprio sullo stesso livello dall'inizio alla fine. Sì. Poi ti dicono, ma la prossima serie crescerà. Però è verissimo quello che dici, e infatti glielo riconosce anche Gandalf a Bilbo alla fine della storia. Non sei più l'Hobbit che è partito da casa, sei una persona diversa. E quindi certifica questa maturazione del personaggio. Ma poi penso anche a Sam. Sam, nel Signore degli Anelli, parte come gregario. Come bifolco, è un giardiniere, ha imparato a leggere e scrivere male, si esprime male, raffazzonato, però nel corso della storia poi progressivamente cresce. È lui che recita un poema elfico, è lui che riconosce che viviamo all'interno di una grande storia, di una cornice, e noi con la nostra piccola storia continuiamo con la storia, con la grande storia, e ognuno di noi ha un posto che poi è destinato a lasciare alla fine della vita. È uno dei ragionamenti più profondi del romanzo. È lui che diventa l'eroe a un certo punto, combatte il ragno, ed è quello che lui vede nello specchio di Galadriel. Anche perché questo discorso vale per chi cresce, ma anche per chi scende, cioè per chi cala. Perché lo specchio di Galadriel preconizza a Sam la sua crescita come eroe, gli fa vedere che cosa farà, cioè l'eroe che diventerà. Mentre lo specchio di Galadriel a Frodo mostra la sua progressiva caduta, e Frodo è uno che nella storia cadrà sempre di più e alla fine fallirà. Quindi la crescita dei personaggi va nei due sensi. Ma tutti i personaggi poi Sam diventa l'eroe del romanzo, ma è anche quello che blocca la conversione di Gollum. Se Gollum non cambia e non diventa un tornabuono, è colpa di Sam, che è il personaggio più positivo del romanzo, quindi tutti i personaggi sono fallibili. Anche Aragorn sbaglia tutto all'inizio, sbaglia le decisioni, decide di portare le persone di qua e di là, sbaglia dove andare, non si accorge che il problema viene da dentro la Compagnia dell'Anello e non da fuori, prende tutte le decisioni sbagliate, lo riconosce anche lui e lo vive male come cosa. Poi trova Gandalf che gli dice accetta il fallimento e da questo momento cresce. Quindi tutti i personaggi hanno una loro evoluzione, c'è il famoso arco narrativo dei personaggi all'interno delle vicende. Che il viaggio dell'eroe comporta anche questo. Oggi le narrazioni sono È quello che si è un po', poca è roba. quello che si è un po' perso, secondo me. Cioè, prima leggo libri anche magari adesso di autori esordienti o comunque giovani, eccetera, e hai questi personaggi che sono sempre uguali lungo tutto il libro. Magari la storia può essere anche bella, però non ti crea, non ti appassiona, non ti fa crescere col personaggio. Cioè, non ti aspetti, a metà libro non ti aspetti che succeda nulla più di quello che è successo all'inizio, perché non vivi un miglioramento del personaggio, una crescita emotiva, culturale, di abilità, eccetera. Per cui, cioè, tu alla fine quello che il personaggio più o meno sa fare all'inizio è quello che più o meno sa fare alla fine. Poi c'è c'è il filone dei maghi, dove magari all'inizio non sai fare niente e dopo 2 capitoli magicamente non si sa Sei perché sei potentissimo. potentissimo e senza sforzo, senza fatica. Non sai che cosa invece succede, che io noto, che oggi questo discorso della crescita dei personaggi non riguarda i personaggi normali, ma riguarda i cattivi. Allora, i cattivi hanno tutta una loro
vita interiore, psicologica, sono i problemi, ma dovevano avere la ragione per cui si comportano in un determinato modo, tutto deve essere spiegato, anche di razionalizzato, deve esserci la vendetta o il tentativo di dimostrare qualche cosa, allora cercano di dimostrare che sono cattivi, però c'è qualcuno che gli dice no, non sei cattivo, allora loro si comportano ancora peggio, ma dopo si pentono, allora i cattivi hanno tutta questa evoluzione, gli altri sono di un piattume enorme, e guarda che così è anche la serie di Amazon degli Anelli del Potere, cioè, allora lì Sauron, il cattivo, ha la sua crescita, e gli altri sono tutti personaggi assolutamente monocordi, piatti, che non cambiano Lo mai. sai, sai che io al tuffo di Galadriel mi Sì. sono arreso, ho detto non ce la posso fare. Per cui, Venia, se a qualcuno è piaciuto, sono sicuro che sarà stato bellissimo, ma io con Galadriel che si tuffa e si fa a mezzo mare a farfalla, Diventa la non sirenetta. potevo, no, non potevo proprio farcela. Forte. Va bene, qualcuno ha qualche riflessione da condividere con noi, Domande. domande, curiosità? Come avete notato, lui sa qualsiasi cosa, quindi. Dai, voi due che vi guardate, avete secondo me qualcosa che state. È un primo coraggioso. Ma per tutti, la parola drago cosa significa? Più che drago, dovremmo parlare di Virm, cioè così è il termine, quello classico della tradizione nordica. Cioè verme nel senso di creatura che striscia, che però è anche un personaggio, cioè è un nome che evoca anche una creatura, il suo modo di fare, di essere. Mi viene in mente. Allora, intanto la traduzione delle parole che noi abbiamo è sempre una traduzione molto parziale e che ha a che fare con la traduzione in inglese, quindi in italiano per noi che traduciamo il Signore degli Anelli in italiano, di parole in lingue inventate da Tolkien, cioè il Signore degli Anelli, perché Tolkien ragionava in questo modo da filologo e linguista un po' particolare, il Signore degli Anelli è scritto nella finzione narrativa in Ovestron dagli Hobbit e tradotto in inglese moderno da Tolkien. E ci sono delle lingue che rimangono così, cioè le lingue elfiche, ma poi ci sono altre lingue come per esempio il Rohirric, quello parlato dai Rohirrim, che viene tradotto da Tolkien in inglese antico. Però non è che i Rohirrim parlano l'inglese antico, ricordano gli anglosassoni, parlano come loro, ma è una decisione di Tolkien quella di tradurlo, cioè tutta una finzione narrativa ideata da lui. E questa cosa la dico perché riguarda anche le parole che vengono utilizzate per definire le creature. Cioè, elfi è una traduzione in inglese di quelle creature lì che però non sono gli elfi del folklore. È una traduzione parziale che ci dà un'idea di come dovevano essere quelle persone. E la stessa cosa vale per gli orchi, per i troll, cioè i troll di Tolkien non sono i troll nordici, quelli che trovi intagliati nel legno norvegesi, però danno l'idea di che cosa possono essere, cioè creature che vengono dalla pietra, come i troll norvegesi, però in qualche modo ricordano. Quindi anche drago è una parola che in realtà rientra all'interno di questo discorso. Sarebbe più corretto dire invece che elfi, Eldar, come voleva Tolkien, e poi ovviamente gli elfi chiamano gli orchi in un altro modo, perché poi tutte le lingue hanno i loro nomi, e i draghi sono i Virm, no? E quindi questo dà l'idea di che cosa sono, cioè delle creature come nella mitologia nordica, e sempre a proposito dei nomi, cioè Grima Rettilinguo. Worm tongue, no? Lingua di verme, cos'è? Lingua di serpente o lingua di drago. Questo è un nome che è preso da una saga islandese in cui c'era un personaggio che proprio aveva questo nome e indica un personaggio che ha la lingua di un drago, cioè è un personaggio maligno che utilizza le parole, la lingua, per traviare gli altri. Guarda caso, Grima è quell'uomo che fa il consigliere di Re Theoden e che gli vomita nell'orecchio una serie di cose, in parte vere, in parte false, dicendo sei vecchio, che è vero,
sei l'anello debole della tua casata, stai fermo, non fai più niente, lascia governare gli altri, e questo, sentendosi dire tutte queste cose, ci crede e diventa un rimbambito fondamentalmente. Ma perché lui ha la lingua del drago, viene chiamato così apposta, e quindi la parola già contiene in sé la caratteristica di quel personaggio, come dicevi tu, l'importanza dei nomi, quei nomi vogliono dire qualcosa e hanno un potere, ma anche, hanno anche un significato, spesso contengono anche il destino di un personaggio. Quindi, nel testo originale com'è? È drago, è birma? No, è dragon, drago. Normale, sì, però poi l'origine ecco, è quella lì. Sì. C'è un libro di Tolkien che è Il cacciatore di draghi. Sì. E di quello sai dici qualcosa? Quella è una storia che non riguarda la Terra di Mezzo, mm-hmm. Anche se anche lì Tolkien dice che si è dovuto forzare a non farlo finire dentro la Terra di Mezzo, come lo Hobbit. Cioè, tutto quello che scriveva finiva nella Terra di Mezzo, e se non ci finiva è perché proprio si fermava. Magari nascevano come storie alternative, ma poi ce le voleva buttare dentro. E il Cacciatore di Draghi, che in realtà il titolo originale è Il Fattore Giles di M, tradotto Il Cacciatore di Draghi in italiano, è una storia molto strana, ambientata in una specie di rinascimento tardo medioevo inglese, ma molto strano perché lui in gira con un trombone stile Zio Paperone contro i bassotti, che va contro un drago, anche lì, che si impadronisce di un tesoro, ma è un drago... È un drago pusillanime che si chiama Chrysophylax, è un nome greco. E questo drago non è un drago come nella Terra di Mezzo, ma riprende l'idea del drago pusillanime che c'era all'epoca nell'epoca vittoriana. Non completamente, perché in epoca vittoriana il drago, i vittoriani erano piuttosto perbenisti, tutto quello che aveva a che fare con il perturbante o comunque il problematico veniva assolutamente disinnescato, e quindi i draghi erano stati trasformati in creature amiche dei bambini, in pratica. Beh, c'è come si chiamava, il drago riluttante di Kenneth Graham, che è famoso per questo. Hanno fatto anche un film alla Disney, col drago che suonava il flauto, col bambino, il cavaliere. E Tolkien riprende questa idea del drago un po' cialtrone, e lo fa nel Cacciatore di Draghi. Poi è un drago che, quando l'eroe se ne va, tenta di rimpossessarsi del suo tesoro, perché ovviamente anche lì c'è il drago col tesoro. Però è una storia molto strana, che ha a che fare con l'Inghilterra proprio di quegli anni lì, ma è molto carina. Poi tra l'altro ha una bellissima componente illustrativa, ci sono delle illustrazioni stile Arazzo di Bayeux che impreziosiscono il testo, ed è una cosa da recuperare, secondo me. Per me è il più bel... è la più bella opera di Tolkien extra Terra di Mezzo, bello del Fabbro di Wottenmeier, che anche quello agli Elfi tra l'altro, quindi è una cosa piuttosto strana, però non alla Terra di Mezzo. Più bella di Roverando, che è proprio per bambini, però se capita è bello. Il Fattore ci stiamo, sì. Anche la versione manoscritta. Sì, perché è un raccontino. È un raccontino breve. Sì, poi c'ha la parte con le bozze, con altre cose, sì. Ed è una delle poche cose che lui ha pubblicato in vita, perché in realtà Tolkien ha pubblicato pochissimo in vita. Ha pubblicato L'Hobbit, Il Signore degli Anelli, Il Cacciatore di Draghi, Il Fabbro di Wottenmeier. Poi basta. Forse L'Avventura di Tom Bombadil, ne ha già pubblicate come raccolta di poesie. Però basta, perché poi tutto il resto è uscito dopo. Ho pubblicato tutto il figlio e continua a pubblicare, quindi... Ogni anno escono due libri nuovi di Tolkien. Uno di quei rari casi di un autore che ha pubblicato più da morto che da vivo.